Sarà un intervento da record, ma anche una palestra per formare nuove leve di restauratori specializzati. All'Opificio delle Pietre Dure di Firenze è iniziata la fase operativa del recupero dell'ultima cena di Giorgio Vasari, grazie anche al contributo della Getty Foundation. Il servizio è di Cristina Di Domenico. La sua ultima immagine pubblica è questa, i restauratori che applicano le veline sulla superficie inzuppata dall'acqua e dal fango della grande alluvione del 66. Ora l'ultima cena di Vasari, quasi 24 metri quadrati di pittura su tavola, è distesa sui banchi dell'Opificio delle Pietre Dure per le prime fasi operative di un restauro ai confini delle possibilità tecniche attuali. Visti a luce radente, appaiono chiari i sollevamenti e i distacchi sulla superficie. C'è un problema di decoesione interna e di perdita di adesione tra il colore e la preparazione e il tutto riportato a una tavola che si è contratta. Quindi molti dei sollevamenti che voi vedete, anche ove noi riuscissimo a ridare solidità agli strati sottostanti, non hanno materialmente lo spazio dove ritrovare una sede. Servirà un'intuizione come quella che ha portato a risolvere il problema di rimuovere le veline quasi impastate al colore senza danneggiare ulteriormente il quadro. È stato messo a punto in questi anni un gel che viene applicato sopra e che riesce a operare questo distacco, come dire, calcolato. Si procede un passo dopo l'altro con intelligenza e passione, con la competenza che ha attirato l'attenzione ed i finanziamenti della prestigiosa Fondazione Getty. $300.000 per il restauro e soprattutto per la formazione di giovani restauratori. When we chose the Opificio delle Pietre Dure because they have the best experts in the world. The Abbiamo conservators scelto l'Opificio delle Pietre Dure perché hanno i migliori restauratori al mondo e soprattutto nel settore dei dipinti su tavola. E pensiamo che sia importante trasferire le loro competenze e abilità alle future generazioni. È stata inaugurata ieri sera a Firenze, nel Museo Salvatore Ferragamo, la mostra dal titolo Greta Garbo, il mistero dello stile.